altri corpi purtroppo a seguito dell'impatto abbiamo motivo di credere che non siano composti, quindi stiamo effettuando delle verifiche insieme alla polizia scientifica, però insomma in questo momento abbiamo individuato un solo corpo di tutto l'intero, diciamo, di tutto l'intero. Cercate 8 corpi. Sì, esatto. Avete capito dove si è schiantato l'aereo, se sul tetto o sulla facciata? Da quello che si può vedere anche dalle immagini, insomma, noi pensiamo che l'impatto sia stato sulla facciata di questa struttura, però queste sono poi verifiche che faremo con attenzione, soprattutto alla polizia scientifica, però insomma, le immagini danno già un'idea del punto di impatto. Allora, io ho sentito un rumore fortissimo perché, ripeto, prendevo la 45 perché abito qua vicino a Ponte Lambro. Ho sentito un forte rumore, pensavo che era un aereo molto molto diverso, molto strano. A un certo punto ho sentito un rumore fortissimo, ho alzato la testa, ho visto che c'erano delle fiamme, un veicolo, questo qua è un aereo o un elicottero, e è andato direttamente a finire dentro lì. Quindi l'aereo era già in fiamme? Sì. Allora, sulla presenza e sulla nazionalità delle vittime non dico niente perché mi sembrerebbe veramente particolarmente sgradevole per i familiari avere notizie dal telegiornale, non da attraverso canali ufficiali. Sono stranieri, stiamo cercando di accertare per tutti quanti. C'era un bambino. Avete visto delle fiamme a bordo? Dai video non, per il momento non siamo ancora in grado di determinare nulla, è veramente troppo presto ancora per poter dire qualsiasi cosa. Però ci sono dei testimoni che parlano di fiamme? Ci sono dei testimoni che sono in questo momento sono sentiti dalle forze di polizia in modo che ci aiutino a ricostruire meglio la vicenda. In questi video si vede il momento dell'impatto? Il numero sembra tristemente confermato in 8 persone. Sette più il pilota. In questi video si vede il momento dell'impatto, cosa ci sono dei video da varie telecamere di sorveglianza che hanno ripreso anche il momento dell'impatto, però sono frammenti proprio di pochissimi secondi, anche molto difficile. Cioè un conto è vedere noi una fiammata, un conto degli esperti che capiranno questo che cosa significa, perché ovviamente dovrà essere tutto quanto valutato. Però una fiammata si vede? C'è una scatola nera. C'è una scatola nera. Si vede quando è ancora una scatola nera che è stata trovata, sì, è stata ritrovata la scatola nera. Che si vede.